Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati con questo nostro nuovo podcast che racchiude alcune delle news più interessanti della settimana. Partiamo subito con le recensioni, come al solito. Abbiamo recensito questa settimana, anche questa volta, varie cose, tra cui uno speaker Panasonic RB5, ovvero lo speaker presentato proprio poche settimane fa dall'azienda, e abbiamo avuto modo di recensirlo. Speaker davvero molto interessante, molto bello esteticamente, e anche la qualità audio logicamente è molto molto buona. Restando in tema di speaker, abbiamo recensito anche uno speaker della OK, speaker davvero interessante in quanto ha il guscio in gomma, quindi resistente agli urti, resistente anche agli schizzi d'acqua, e poi abbiamo anche una qualità audio davvero interessante. Per tutti i dettagli ovviamente fate riferimento alla nostra recensione. Passiamo poi, ancora restiamo in UK, però passiamo a una power bank da ben 20.000 mAh, l'abbiamo recensita, possiamo caricare fino a due dispositivi contemporaneamente, e abbiamo anche un ingresso Lightning per ricaricare il nostro magari iPhone o iPad o iPod, che vi si voglia. Poi abbiamo recensito della Coetec un hub USB davvero molto interessante anche questo. Vi invito logicamente a visitare la nostra pagina delle recensioni per vedere tutte le recensioni che abbiamo fatto, le più interessanti, quantomeno quelle che vi sto elencando appunto per questa settimana. Passiamo ora al lato news. LG ha presentato l'altro giorno X-Power, che è uno smartphone con una batteria davvero capiente da 4100 mAh, quindi LG con questo dispositivo ha puntato decisamente sull'autonomia. Per le altre specifiche vi invito a leggere il nostro articolo dedicato. Poi abbiamo parlato anche dell'evento, della nostra partecipazione all'evento Acer, evento presso il quale abbiamo avuto modo di toccare con mano e vedere in anteprima i nuovi dispositivi che Acer ha presentato, nonché abbiamo anche avuto il piacere di guidare una Ferrari sul circuito Tazio Nuvolari. Ci siamo divertiti moltissimo grazie ad Acer e ringraziamo ancora una volta per averci invitato. Poi abbiamo parlato anche dell'accordo di Vodafone e PayPal, che permetteranno dunque l'operatore telefonico di effettuare pagamenti tramite i vostri dispositivi se avete come operatore logicamente Vodafone, quindi una partnership davvero interessante. Per tutti i dettagli fate riferimento al nostro articolo ovviamente. Infine, l'ho lasciato per ultimo, però è più, secondo me, più interessante, la G-Com contro le applicazioni di messaggistica istantanea, soprattutto WhatsApp, WeChat, iMessage e quant'altri. In pratica è partita la notizia che la G-Com voleva tassare appunto le applicazioni di messaggistica, in quanto gli operatori telefonici si sarebbero lamentati appunto con il garante appunto della G-Com, in quanto le applicazioni di messaggistica usano come autenticazione il numero di telefono degli utenti, il numero di telefono che le compagnie hanno acquistato e hanno logicamente pagato e vogliono tenerlo per loro. Cosa davvero infondata, secondo me. Noi abbiamo dato notizie e poi abbiamo aggiornato anche il relativo articolo, in quanto la G-Com ha diramato un comunicato stampa dove spiegava che era solo un'indagine e non aveva nessuna intenzione di tassare queste applicazioni. Benissimo, abbiamo terminato qui. Nel ringraziarvi per aver ascoltato il nostro podcast, vi rimando alla settimana prossima. Buon weekend a tutti. Ciao!